Assessore Terzi, un nuovo incontro e una manifestazione importante della Lega Nord con gli amministratori, i rappresentanti delle principali regioni del Nord, un nuovo passo verso la macroregione? Sì, assolutamente sì, un passo concreto direi verso la macroregione e la condivisione di quelli che sono gli obiettivi che già naturalmente condividiamo. Oggi c'è stato un bel confronto, un tavolo veramente di collaborazione, insomma, e da cui siamo usciti con le idee un po' più chiare per alcuni progetti, relativamente ad alcune questioni, e ci siamo anche supportati, insomma, scambiandoci quelli che sono già i passi avanti che abbiamo fatto, in particolare da regioni come il Veneto e il Piemonte, che sono in amministrazione da un po' più tempo di quanto non lo siamo noi in Lombardia, ma direi che sono eventi insomma, importanti, che vanno ripetuti nel tempo, perché questa possibilità di lavorare tutti insieme non è sempre così facile. Si ha l'impressione che ci sia un contrasto stridente tra la politica romana concentrata su legge elettorale, altre questioni piuttosto lontane dal territorio, e invece l'attenzione continua, concreta, della Lega Nord rispetto alle reali esigenze dei cittadini. Beh, direi che questo è un po' il leitmotiv che ha sempre segnato la politica romana, il fatto di essere veramente concentrata, di volare forse troppo alto, si dice. Noi siamo più concreti e quello che ci interessa è quelli che sono gli interessi e le esigenze del nostro territorio. Oggi per esempio abbiamo spaziato dai grandi temi a quelli un pochettino più concreti. Non lo so, vi dico uno su tutto: il problema delle nutrie per il dissesto idrogeologico e per gli agricoltori, che può sembrare una cosa assolutamente di poco senso, ma per chi invece lavora la terra e soprattutto le nostre terre diventa importante. Per quanto riguarda la sua delega, quali sono i prossimi appuntamenti, le prossime sfide? Beh, direi che nelle prossime settimane chiuderemo il piano rifiuti, che è una delle programmazioni forse più importanti per quanto riguarda la DG Ambiente, e entro luglio dovremo chiudere anche il piano energetico ambientale. Quindi queste sono le prime due sfide che ci poniamo. Stiamo lavorando poi su un PDL cave, che è un'altra questione ambientale che sta a cuore a tutti, per tutti quelli che sono i riflessi. Quindi tante questioni, quelle che un po' abbiamo ereditato e altre che mettiamo sul tavolo come nuove.